Forestali, un incontro all'assessorato regionale agricoltura della regione siciliana, al quale erano presenti l'onorevole assessore Aramo Toni Scilla, il segretario regionale FNA Rosario Meli e il segretario regionale SNALV, comparto forestali Manuel Bonaffini, che ha messo al centro i problemi dei lavori forestali che non vedono risolti i problemi che vivono nella precarietà. Abbiamo incontrato l'assessore Scilla insieme al segretario regionale dell'FNA Rosario Meli per portare sul tavolo della discussione una proposta alternativa rispetto a questo disegno di legge promosso dal governo regionale che a noi ci trova totalmente contrari perché non ha una visione di garanzia né per quanto riguarda il territorio siciliano né i boschi e nemmeno i lavoratori forestali, che saremo condannati al precariato a vita. Questa non è una visione di un governo regionale che si muove su una riforma produttiva a lungo termine, ma è una riforma slogan elettorale. Noi ricordiamo benissimo le promesse fatte dal governatore Musumeci, dove ha fatto tutta la sua campagna elettorale sulla promessa che avrebbe stabilizzato i lavoratori forestali per mettergli uno la garanzia occupazionale, ma soprattutto garantire quello che è il territorio siciliano che è abbandonato a se stesso. Noi non vogliamo vivere di nuovo quello che è successo l'anno scorso, una distruzione totale, e poi non riusciamo a capire come mai le risorse per stabilizzare i lavoratori forestali non ci sono mai. Ma si trovano sempre le risorse economiche per le emergenze, quindi canadair, elicotteri, tutto quello che serve per reprimere gli incendi e non per prevenire e fare una sana prevenzione nel nostro territorio siciliano. Ennesima nota amara in una storia che sembra essere senza epilogo.